Ciao a tutte ragazze, oggi nuovo video e continuiamo con la lezione di make up con un nuovissimo prodotto che mi è arrivato in negozio. Proprio in questi giorni ho scritto sul blog del nuovissimo fondotinta Visionaire e sono qui perché voglio potervi spiegare un po' le differenze dei fondotinta della linea di Lancôme. Ne approfitto perché arrivando questo fondotinta molte sia di voi che anche tantissimi miei clienti mi dicono: ma che differenza c'è tra un fondotinta piuttosto che un altro? Un po' come il discorso che abbiamo fatto dei mascara. E quindi, siccome Lancôme fa la bellezza di solo 7 fondotinta fluidi e 2 fondotinta compatti, ho ritenuto opportuno, secondo me che è una cosa anche carina perché così voi avete modo di conoscerli, di provarli, alcuni di voi li conoscete già, sono famosissimi, però è importante secondo me sapere la differenza realmente tra i vari fondotinta. Ho deciso che oggi vi spiegherò i primi 5 più importanti dei fluidi e gli altri vi farò una seconda lezione subito dopo, perché sennò il video sarebbe veramente troppo lungo e poi anche da sentirmi vi scoccereste un po'. Ecco, allora, inizio dicendo che innanzitutto, non so se lo sapete, ma il trucco è un po' un'espressione di noi. Non è un po', è l'espressione nostra, però ci sono dei canoni ben precisi, perché il trucco è fantasia, però c'è bisogno di sapere bene come ci si trucca. Poi i colori li possiamo scegliere e abbinarli come più ci piace, ma dobbiamo sapere delle tecniche principali. Allora, prima di tutto, per quanto riguarda un fondotinta fluido, si prende quanto, come il compatto, in questo caso parleremo dei fluidi, si prende quanto più similare al nostro incarnato, perché non c'è cosa più brutta di vedere determinate persone, i visi delle persone, che quando si girano, oppure da un lato o da un altro, si vede la differenza rispetto al collo. Prima ci si truccava anche il collo, si stendeva il fondotinta anche sul collo, oggi non lo si fa più, questa è la prima cosa che insegno alla scuola di trucco, ma il fondotinta arriva fino a questa zona, sottostante alla mandibola. Lo sapete già, ma mi fa piacere comunque di ricordarvelo. Quando si utilizza un fondotinta fluido, ricordate che il correttore, come esso sia, va applicato dopo. Quindi un conto sono i correttori, un conto sono i punti luce, ma quelli sono altre cose. In un futuro ve li spiegherò, comunque tramite tutorial poi ve ne parlerò in maniera dettagliata. I fondotinta vanno dalle consistenze più leggeri, denominati pelle su pelle, fino ad arrivare quelli ad copertura totale o media copertura. Qui oggi vi spiegherò quelli dai più leggeri, proprio la seconda chiamata pelle, fino a quelli appena più coprenti o mediamente di media copertura. Io oggi ho messo il nuovo che è arrivato Visionaire, ho provato anche il correttore, anche se ora ve lo mostrerò nel dettaglio, e vi spiegherò a partire da quello, come vi ho detto prima, più leggero fino ad arrivare a quello un po' più di media copertura. Prima di tutto vi mostro il Color Ideal, eccolo qui, lo sto aprendo perché ve lo voglio far vedere di vendita, perché noi abbiamo i tester per poterli provare, eccolo qua, vabbè si vede. Questo è un fondotinta perfezionatore del nostro incarnato, un effetto estremamente naturale, quindi proprio una seconda pelle, in grado di garantire un colorito super naturale. Quindi veramente, se voi lo andate a toccare con i polpastrelli, perché io invito tutte le mie signore, le mie clienti, che prima di provare il fondotinta sul viso lo si deve apprezzare, lo si deve conoscere tramite i propri polpastrelli, perché quello è un effetto tattile. E quindi tramite il polpastrello la nostra mente ragiona se quello che ci può piacere può fare al caso nostro oppure no. Inoltre si ottiene con questa tipologia di fondotinta proprio la pelle che si desidera, perché è veramente denominato la seconda pelle. Questo nasce con l'erogatore, viene fatto un push, viene scaldato nel palmo della mano e se si applica con i polpastrelli viene applicato dal centro ai laterali. Questo per quanto riguarda non solo il fondotinta della linea di Lancôme, ma in generale. Io in genere amo applicarli con i pennelli, poi a seconda della tipologia di fondotinta esistono vari pennelli, voi lo sapete, quindi non si applicano con le spugnette se non i compatti, ma sempre con o polpastrelli o pennelli.
perché non so se mai ve lo siete chiesto, un fondotinta fluido non si vende con la spugnetta. Avete mai visto una confezione che si vende con la spugnetta? O esce il fondotinta con la spugnetta? Giammai. Prima si applicava così, ma adesso le tecniche di applicazione make-up sono completamente cambiate. Quindi può andar bene anche i polpastrelli, si fonde sul viso, prende calore, ma allo stesso modo si preferisce utilizzare con il pennello, adatto alla tipologia di fondotinta. Quindi questo veramente, se voi lo andate ad applicare, è leggerissimo. Questo nasce perché molti mi chiedono: ma che differenza c'è tra l'uno e l'altro? Che adesso vi spiegherò anche l'altro, che è un pelle su pelle di luminosità, sempre della linea di Lancôme, Tint Miracle o Miracle. Per chi fondamentalmente non ama quasi mai truccarsi, ma desidera un fondotinta comunque leggero sul proprio viso, ha un fattore di protezione 15 ed io vi consiglio sempre di prendere i fondotinta con i fattori di protezione, perché vi proteggono da quelli che sono ulteriormente gli agenti atmosferici o macchie o anche invecchiamento cutaneo. Questi fondotinta nascono per tutti i tipi di pelle, non proprio le pelli grasse o tra virgolette pelle più mature, per le ragazze molto giovani, per chi inizia a truccarsi e chi fondamentalmente vuole la mattina alleggerire il proprio make up con un fondotinta pelle su pelle. Il Miracle ha il fattore di protezione sempre 15, è un diffusore di luminosità attraverso, è un perfezionatore, è un diffusore di luminosità attraverso proprio la luce. Questo effetto naturale diventa impalpabile, eccolo qua, ve lo mostro. Tint Miracle, una pelle senza difetto. La particolarità rispetto all'altro è che questo all'interno ha dei pigmenti ottici che sono fotoriflettenti per la luce del viso, quindi a seconda anche dell'ambiente in cui state riflette la luce dell'ambiente, tipo neon, tipo luce naturale, tipo luce artificiale, la mattina, di sera, ed è, se voi lo vedete, forse ecco, alla luce si riesce a vedere meglio, è leggermente traslucido. Quindi ha questa consistenza non propriamente opaca, come può essere il Color Ideal, ma appena appena un po' traslucida. È sempre un fondotinta denominato pelle su pelle, non posso dire che sia come l'altro che vi ho mostrato, ma è appena appena un po' più consistente. È ricco di idratazione, mantiene 18 ore proprio l'idratazione ed ha una tenuta di 12 ore, anche se l'effetto no transfer e l'effetto senza ombra di traccia è dato dal Tintidol 24 ore, quindi anche tenuta record. L'altro fondotinta che adesso vi sto mostrando, che si chiama, come vi ho detto, Tintidol. Questo è particolare perché innanzitutto tenuta divina, senza ritocchi. È un fondotinta che ha sempre il fattore di protezione 15, no transfer perché non sporca i colli delle camicie, ed è particolare perché crea proprio un'uniformità all'incarnato, leggermente un po' più spesso degli altri, ha una tenuta record diciamo di una giornata, ma si presuppone che dalla mattina alla sera, se si indossa un fondotinta, non ha bisogno di ritocchi, cosa che invece rispetto agli altri ce n'è sempre un po' bisogno. Il fondotinta dovete ricordare che comunque si applica a casa, ciò che è fondamentale è concluderlo per avere un incarnato perfetto con la cipria in polvere a casa e da ritocco durante la giornata con la cipria compatta. Quindi per poter mantenere la tenuta del fondotinta molto più a lungo, indipendentemente dalla caratteristica che adesso vi sto mostrando, ricordate di utilizzare un primer prima. Lancôme ne fa di due tipi, poi ve li mostrerò nel prossimo video, e tranquillamente li potete utilizzare prima del fondotinta, a seconda della tipologia di pelle, perché i primer, come voi sapete, non sono tutti quanti uguali. Questo per quanto riguarda il Tintidol. Subito dopo esistono altre due tipologie di fondotinta che adesso vi parlo, ma vi ripeto, dei fluidi ne fa 7, che iniziamo un discorso anche di cura. Non perché gli altri, questi tre, non lo siano, ma perché Lancôme, come tantissime aziende, prevedono nel fondotinta anche il prosieguo della linea curativa, nei componenti e nelle linee che si utilizzano per il viso. Vale a dire, mi spiego meglio, che chi vuole continuare con il colore può continuare con una linea completa di cura.
Lancôme ha il Visionnaire, che è questo fondotinta nuovissimo, che ha lanciato l'anno scorso Visionnaire Siero, un siero correttore proprio dei pori, delle rughe, delle macchie, ed è un prodotto di cura per eccellenza. Viene applicato prima delle proprie creme, mattina e sera. Io ho avuto modo di provarlo, di utilizzarlo, mi è piaciuto moltissimo, e devo dire che ho iniziato a provare il fondotinta. Per me provare un prodotto non è un'applicazione o due, ma nel tempo, quindi devo trovare benissimo il mio colore, sto un po' alternando tra il 4 e il 5, perché per fortuna o anche il 45, perché per fortuna Lancôme fa una gamma di colori davvero tanti per tutte le tonalità di pelle, e quindi mi, tra virgolette, uso questo termine, mi do la mazza gioia per poterlo provare e vedere se veramente mantiene le promesse che dice. E questo per dirvi cosa? Che questo fondotinta prosegue la linea curativa, quindi prolunga la cura del proprio viso. Per chi desidera da un fondotinta un qualcosa in più, che non sia solo il pelle su pelle, quello senza ritocchi, ma qualcosa che aumenta l'efficacia di quello che noi andiamo a mettere sul viso a prima mattina. Questo è il Visionnaire, eccolo qui, un incarnato impeccabile, perfetto ma leggero, si presenta in questo modo, eccolo qua. Vabbè, si vede, praticamente si apre qui per il correttore, e questo è un correttore di precisione per le piccole imperfezioni, per le macchie, e può essere utilizzato in due modi questo prodotto, in generale anche proprio per le macchie, una sorta di camouflage prima, se le macchie sono più grandi, un po' più spesse e sono un po' più evidenti, quindi poi si applica il correttore, il fondotinta su, e dopodiché localizzato di nuovo il correttore. Se invece la macchia non è eccessivamente da coprire, si può applicare il correttore o prima o semplicemente dopo il fondotinta. Quindi questo, la differenza rispetto agli altri, ha sempre il dosatore, è una punta un po' più coprente, quindi lo sentite quando lo andate a prendere, a provare tra i polpastrelli, ed ha un make up innovativo, perché ha questa doppia funzionalità, sia di correggere i pori, sia le piccole macchioline, e allo stesso tempo ha un fattore di protezione 20, quindi anche un po' più alto, e protegge da quelli che sono gli agenti atmosferici. In più prolunga l'effetto del Visionnaire siero, ove mai si utilizzasse. Questo poi è, oltre questo, c'è anche l'altro, che è della linea di Lancôme ovviamente, Re-Energy Lift. Eccolo qui, che ve lo apro e ve lo mostro, ispirato alla tecnologia Re-Energy, di luminosità, e dove i segni vengono distesi, la pelle è molto più compatta, il volume del viso è più ridefinito, e la tecnologia è la nuova RER, che è ovviamente come la linea del viso. Anche questo ha un fattore di protezione 20 ed è un fondotinta sottile ma allo stesso tempo coprente, altamente rassodante, ed ha un effetto tensore. Quindi questo è il prosieguo della linea curativa della linea Re-Energy. E sicuramente per una pelle un po' più matura e per chi desidera un fondotinta superiore, che possa continuare il programma delle creme e che possa dare ancora più comfort alla pelle, che ha bisogno di essere trattata in maniera diversa sicuramente da una pelle un po' più giovane. I fondotinta fluidi, ripeto, vengono sempre accompagnati dalla cipria per creare un ovale perfetto, ed è secondo me importantissimo sapere la differenza tra i fondotinta, perché molte volte, e mi dispiace dirlo, lo ripeto e non finirò mai di ripeterlo, non sempre nelle profumerie si trova purtroppo un personale che conosce tutte le differenze tra i vari fondotinte, mascara, le creme, e molte volte tendono a dare quello che si vende di più, quello che è più nel cassetto, quello che fa più pubblicità, senza sapere veramente che molte volte non è quello pubblicizzato che a noi può andar bene, ma forse sicuramente uno che può essere uscito anche l'anno prima. Quindi io vi invito innanzitutto a poter provare sempre i prodotti, anche se, ragazze, ve lo dico, non di tutto ci sono i campioni, a provarli tra i polpastrelli prima di tutto, perché possiamo capire quello che è al caso nostro, e soprattutto poi provarlo direttamente sul viso, perché in genere si prova qui, e del posto o sicuramente qui, e il posto quanto più vicino al nostro viso o al massimo sul collo, ma io vi invito a provarlo sempre in questa zona. Quindi
quando andate a comprare un fondotinta, provatelo prima. Io spero che questo video vi sia stato molto utile, vi abbia chiarito delle idee, se ove mai ne avevate, dei dubbi, e sapete che io sono sempre qui, qualsiasi cosa fatemi tutte le domande che ritenete opportuno, e perché no? Questo è semplicemente un primo step dei fondotinta di Lancôme, ce ne sarà un secondo a brevissimo, allo stesso modo io ve ne farò anche di altri. Fatemi sapere se questa tipologia di video vi è piaciuta, ho visto che con la lezione di make up mascara Chanel vi ha entusiasmato moltissimo e mi avete dato tante idee, mi avete detto tante cose che quel video vi è piaciuto e anche questa idea vi è sembrata bella e allo stesso tempo utile, quindi continuerò a farli, non solo sui fondotinta ma su tutto quello che mano a mano arriverà nel negozio, compatibilmente sempre con i miei impegni, e niente ragazze, vi auguro una buona giornata e al prossimo video, ciao! Ciao ragazze, oggi questo video sarà un tutorial realizzato perché tantissimi di voi mi hanno chiesto di fare un make up per il giorno di San Valentino.